Una rosa rossa e un caschetto blu stretto tra le mani, quel caschetto. Mamma Sabrina, fuori dalla chiesa di San Maurizio Ponte, al termine dei funerali del suo Matteo, ha ancora la forza di dire grazie. Gli stessi grazie al Soccorso Alpino di Edolo, a Maurizio Folini, alla Polisportiva Albo Saggia, a Don Mariano, a tutti i presenti che ha pronunciato al termine del suo intervento in chiesa, quando la voce flebile si faceva ad un tratto forte nel ricordare le doti di quel figlio amatissimo, dolce, di poco che parole, con uno spirito da guerriero. E contro natura, seppellire il proprio figlio. Ma voglio pensare che tu sei stato chiamato per compiere grandi imprese, Matteo, lo so. Toccante l'intervento di un'altra mamma che con Sabrina ha condiviso tante attese di una telefonata dai figli, di quel tutto bene in grado di spezzare l'ansia per le sorti di ragazzi per cui la montagna è un richiamo, una calamita, un vero modo di vivere. Il viaggio è quello che conta, non importa quanto sia lungo il viaggio, ma quanto questo sia intenso, quanto questo valga la pena di essere vissuto. Il più coraggioso, il più forte è quello che va su da primo. E quindi io l'unica cosa che chiedo adesso è che per noi tutti che siamo qui rimasti col cuore in mille pezzi, che il Garda ci faccia sicura dall'alto. Ci piace pensare che in Matteo l'amore per la montagna sia nato con la Polisportiva Albo Saggia, anche se probabilmente questo suo amore e modo di vivere è sempre stato in lui. A Don Mariano il non facile compito di dare un'interpretazione, una spiegazione per questa giovane vita interrotta all'improvviso. Una spiegazione che non c'è, perché la vita terrena è altro rispetto alla vita eterna e perché per comprendere il mistero della morte forse non resta che fare ciò che stava facendo Matteo l'altra mattina, guardare verso l'alto. Avete in mente quando un bambino piccolo in una qualche festa riceve in regalo un palloncino, quei bei palloncini gonfi di elio, colorati, pieni di gioia. Quel palloncino lo vuoi tenere per mano, ma a un certo punto capisci che quel palloncino deve volare e devi lasciarlo andare verso la luce, verso il cielo, e con lo sguardo lo segui, poi a un certo punto non lo vedi più, ma ti sembra che quel palloncino sia finito dove c'è il sole, un tutt'uno con il sole. Lascialo andare. Per l'ultimo saluto sul sagrato le voci del coro Vetta, del quale per alcuni anni aveva fatto parte anche Matteo. L'ultimo saluto è un'immagine che nessuno davvero potrà scordare. L'abbraccio alla bara di mamma Sabrina. Il suo grazie a Matteo.